Sono Emilio Lacchio, da sempre ho avuto la passione per le auto, trasmessa dai miei genitori, anche se in famiglia non abbiamo mai avuto delle vetture d'epoca o vetture puramente sportive. Però la passione c'è sempre stata, andavamo a vedere i Gran Premi di Formula 1 e insomma quando passava qualche bella macchina c'era sempre grande attenzione. In seguito al mio incidente che mi ha lasciato in carrozzina ho iniziato a investire nella mia passione e quindi a comprare le prime auto d'epoca. Diciamo che la prima non era ancora d'epoca quando lo acquistai, era una Corvette del 1982. Era un sogno da bambino, ho sempre avuto il sogno di questa macchina. Mi avevano regalato questo modellino nel 1984, se non sbaglio, e da lì c'è stata la passione per questo modello. Quindi nel 1999 ho acquistato la mia prima auto, che era appunto una Chevrolet Corvette del 1982. Da lì poi ho comprato una seconda Corvette del 1958 e sono entrato nel mondo dell'auto d'epoca partecipando ai primi raduni, ai primi eventi e quindi ho iniziato a essere un po' più dentro questo mondo affascinante delle auto anche da collezione. In seguito, sempre cercando su internet perché poi diventa un po' una malattia, trovai una Bianchi e nello stesso posto c'era una Lancia Priglia Cabriolet Pininfarina del 1949. Acquistai queste vetture e iniziai il restauro della Lancia Priglia e un restauro difficoltoso perché era una fuoriserie e da lì entrai in questo mondo Lancia, delle Lancia fuoriserie. Grazie anche a una persona che mi aiutò molto nel restauro, che è Guido Lamperti, un grande collezionista di Milano e una persona che veramente mi ha aiutato molto. E da lì sono entrato in questo mondo delle fuoriserie, delle Lancia, e che mi ha portato poi a acquistare un'altra Aprilia, le Lancia Aurelia. Oggi come oggi le fuoriserie sono la mia grande passione. La prima fuoriserie su telaio Lancia Aurelia è stata la B53 Balbo, che ho trovato inizialmente negli Stati Uniti, in Texas, ma non riuscii ad acquistarla e quindi la trovai poi in Olanda. L'Aurelia B53 Balbo l'acquistai nel 2009 in Olanda. Era una vettura completamente da restaurare, però mi piaceva moltissimo come linee. Sapevo che c'era un'Aurelia che era stata disegnata da Franco Staglione e il frontale della fotografia lasciava intuire fosse quella vettura lì. Visto il posteriore, ho pensato che al 99% era lei, quindi riuscii a portarla a casa e iniziamo il restauro. Un restauro abbastanza complicato perché la vettura negli Stati Uniti aveva avuto un po' di
manomissioni, diciamo, nel senso che avevano raddrizzato o proprio cambiato dei pezzi di carrozzeria nella parte laterale della fiancata, mentre fortunatamente tutta la parte anteriore e posteriore era la sua originale, non era stata toccata. Fortunatamente l'interno era completamente originale. Sotto alla copertura dei sedili più moderna c'era conservato il tessuto originale che siamo riusciti a recuperare, e quindi insomma si è riusciti veramente a riportarla all'originalità completa. La cosa bella è stata che durante il restauro Giovanna Scaglione, la figlia del designer, mi ha contattato avendo visto le fotografie su internet e dicendo che era anni che cercava questa macchina, che era la macchina disegnata da suo papà, e quindi a restauro ultimato nel 2017 l'abbiamo presentata insieme a lei. È stato veramente bello, poi lei ha tutti i vari aneddoti su suo padre, su come disegnava. Infatti quando vide la macchina disse: il posteriore è assolutamente la firma di mio papà. E poi lei dice anche nell'anteriore, anche in altre cose, però le due pinne dietro sono veramente la firma di Scaglione, ed effettivamente è molto particolare.